Bruce McCandless quel giorno sbatteva i denti, non per la paura, ma per il freddo. Lo shuttle era a circa 90 metri di distanza. Sembrava quasi sorridere rassicurante all'astronauta americano. Questa foto è stata scattata da chi era a bordo ed è diventata uno dei poster più amati dai ragazzi cresciuti negli anni Ottanta. La luce del sole investe in pieno l'astronauta. Per questo McCandless ha la visiera del casco abbassata. Per questo lo scatto è diventato così iconico. Non si vede il suo volto. Dentro quella tuta, idealmente, può esserci chiunque. È il 7 febbraio 1984. Bruce McCandless è il primo uomo a muoversi nello spazio senza alcun legame con lo shuttle che l'ha portato tra le stelle. Sembra un punto fermo nell'universo, ma in realtà Bruce sta ruotando intorno alla Terra insieme allo shuttle a circa 29.000 km orari. La sua ancora per l'infinito è un jetpack agganciato alla schiena, un'unità di propulsione che gli permette di spostarsi grazie a getti di azoto gassoso. È simile per certi versi a quello che usa George Clooney in Gravity, e sappiamo tutti che fine fa nello spazio il suo personaggio. Ma Bruce McCandless non è sul set di un film. Quante cose possono andare storte tra le stelle? Ci pensa, e tanto, sua moglie, che lo sta seguendo dalla control room in Florida, 300 km più in basso. E allora per allentare la tensione pensai di dire qualcosa, ricorderà McCandless. Come quando Neil Armstrong mise un piede sulla luna. Per Neil sarà stato un piccolo passo, disse McCandless rivolto al vuoto, ma per me si tratta di un salto dannatamente grande. No, quell'uomo non poteva avere paura. Il suo non era un incubo, era un sogno. La NASA lo aveva selezionato come astronauta nel 1966 e Bruce ha atteso pazientemente 18 anni prima di essere assegnato a una missione. Pochissimi altri, dopo di lui, avranno la fortuna di fluttuare così liberamente. Due anni dopo, infatti, nel 1986, lo Shuttle Challenger si sbriciolerà 73 secondi dopo la partenza. La NASA rivedrà tutte le sue misure di sicurezza e il jetpack verrà ritenuto troppo rischioso. Bruce McCandless se n'è andato il 21 dicembre del 2017. Il suo ritratto ufficiale, per la NASA, non sarà mai uguale a quello di nessun altro.